e ritorna qui sul nostro canale Elisabetta Polignano. Ciao Elisabetta. Ciao, ciao, ciao a te, ciao a tutti. Allora, prima di tutto complimenti per la sfilata, molto bella. Volevo chiederti appunto di questa nuova collezione dopo la metamorfosi, cosa abbiamo? Abbiamo l'evoluzione della metamorfosi. La nuova collezione si chiama Evolution. Il mondo bridal di Elisabetta Polignano, che è continua evoluzione, continuo cambiamento, che si rivolge alla donna di oggi, alla donna contemporanea che evolve, che cambia, che ha voglia di osare. Quindi sei ispirata alla donna di oggi per questa collezione? Certo, certo, anche perché le mie muse ispiratrici sono le mie spose, le donne che vogliono indossare l'Elisabetta Polignano, la donna che ha carattere e che ha voglia di vivere. Che tessuto hai utilizzato per questa collezione? Allora, io faccio sempre molta, molta ricerca nei tessuti, nei materiali, perché mi piace tanto giocare e individuare cose sempre più alternative e diverse. Allora, oltre ai classici micadi, duchesse, organze di seta, georgette, tutti i ricamati, ho utilizzato dei tessuti glitterati, un po' alternativi. E quest'anno abbiamo la novità di questo tessuto lame stretch, che io chiamo tessuto carta, perché ha proprio la sembianza di una carta e si modella come se fosse una carta. Quindi ho realizzato un abito in toto, oppure l'ho utilizzato anche per realizzare delle maniche, dei cappelli, degli accessori che si plasmano, si muovono, che danno vita all'abito. Sono dei dettagli che rendono l'abito particolare e unico. Come colore invece? Quest'anno ho scelto il total white o il crema, perché ho realizzato anche una nuova capsule. In occasione dei 25 anni di attività è nata la Elisabetta Polignano Stars, che è completamente colorata, quindi ho suddiviso le due cose: la sposa rigorosamente bianca, che però può utilizzare un corsetto della Stars e diventa un abito alternativo, diverso, per la festa, per la serata particolare, per un matrimonio in barca, per un matrimonio sulla spiaggia. È un'altra cosa importante, che i miei abiti quest'anno sono degli abiti che non vengono lasciati lì nell'armadio, sono abiti che possono essere riutilizzati, il corsetto, la gonna, quindi suddividendo i pezzi dell'abito si possono tranquillamente riutilizzare. Abbiamo realizzato anche delle cinture griffate, che quindi qualsiasi donna può riutilizzare in qualsiasi momento della giornata. Infatti, parlando in giro con altri atelier, hai risentito questo discorso qua di prendere l'abito da sposa, metterlo dentro l'armadio e lasciarlo lì per sempre, questa possibilità di riutilizzarlo in qualche modo in altre occasioni? Chiaramente non si può riutilizzare in toto, però dei dettagli, tipo i manicotti, metterli su un maglione, un corsetto messo su una camicia, cioè giocarci, fantasticare un attimino, sicuramente sì, è un gioco molto molto bello. Quindi possiamo rassicurare le nuove spose la possibilità di comprare l'abito, ma in qualche modo anche riutilizzarlo. Certo, infatti quest'anno abbiamo proprio dei pezzi che sono notevoli. Siamo in una fiera internazionale, cosa ne pensi della concorrenza straniera del Made in Italy? Ognuno fa il proprio, non posso dire assolutamente niente. Il mio è un prodotto puramente Made in Italy, io è da una vita, da quando sono nata, che lotto per il nostro Made in Italy. I nostri tessuti sono rigorosamente in seta, la qualità del prodotto, la sartorialità, io sono proprio meticolosa, attenta, sono in prima linea in laboratorio a seguire tutte le fasi della lavorazione, perché voglio che la nostra couture sia sempre eccellente. Ti ricordi dove venite a trovare poi prima o poi? Certo, vieni nel nostro... Vediamo proprio da vicino come vengono creati i tuoi capi. Certo, ti aspetto, volentieri. Cosa possiamo dire per le future spose di quest'anno del 2022? Vuoi lasciare un messaggio, un consiglio per loro? Devono essere positive e andare avanti, credere nella vita e avere il coraggio di osare.
Bellissimo messaggio. Ti ringrazio Elisabetta di aver partecipato di nuovo al nostro canale. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Ciao, grazie. Buona serata, grazie.